È arrivato il momento di collegarci con un professore, il professore motivatore, che sta avendo un suo personale successo qui a casa Marcello Knight. Sapete, in tutte le televisioni, in tutti i programmi, ci sono i virologi, per carità, i professori, i dottori, e ci sono anche i motivatori. Noi ce lo siamo accaparrato, però non so questa sera come chiamarlo, perché lui... Non so come devo chiamarla. Buonasera professore, come la chiamo? Buonasera a lei, buonasera, come va? Tutto bene? Sì, buonasera, come la chiamo? Guardi, oggi io le faccio una cosa molto particolare, signor Marcello, giusto? Sì, giusto, mi dica. Ha visto che mi ricordo? Grazie. Questo è già un segno di motivatore, perché io vedo tante persone in giro nella mia vita, non so, adesso non mi ricordo. Io oggi voglio fare un esperimento con lei. Quale? Mi dica. Io voglio mettermi nelle mani del destino, signor Marcello. Sì. E quindi che dovrei... Io mi metto a mo' di statua irlandese. No, le statue sono greche, non sono irlandesi. La statua greca. Ti posso dire una cosa? Si vede che lei non è stato mai in Irlanda, eh? Anche in Irlanda le statue stanno così, eh? Vabbè. E qui... solo in Grecia stanno così. Quindi io mi metto a mo' di statua irlandese e lei provi a dirmi dei nomi. E il destino, io, chi mi dirà di nome? Non lo so. Vedremo se funziona. Mi può chiamare in un modo? Vediamo. Io professore, professor Boccia, Caccini, Palla, Baddotti, Rapasso, Ramallo. Rapasso, eccolo, se mi dica. Rapasso, mi piace. Ramallo? Rapasso. Mi piace molto, vabbè. Rapasso. Professor Ramallo, buonasera. Buonasera. Grazie, come va? Bene, grazie. Ma dove si trova, professore? Io mi trovo a Campora Est attualmente, per una conferenza di noi esperti. Dove sta Campora Est? Campora Est sicuramente non è a sud e non è a ovest, signor Marcello. Sì. Questo glielo posso garantire. Certo, ma a sud, dove? A nord? Allora, sicuramente Campora Est non può essere a nord, a sud, a ovest, poi scelga lei, insomma. Sta su per giù in Italia. L'Italia sa che cos'è? Che cos'è? Una statua? Della libertà. No, potrebbe essere, però no. Questa è comunque una statua di Campora Est. Ah, la statua, vabbè. Hanno le statue pure a Campora Est. E cosa si trova a fare a Campora Est? Guardi, oggi, signor Marcello, c'è un evento molto importante qui a Campora Est. Non so se ha seguito i telegiornali, l'hanno parlato un po'. Come no, certo. Anche la D'Urso ha fatto uno speciale, non so se l'ha visto. Campora Est ha fatto proprio uno speciale. E di cosa parla? C'è addirittura un professore molto famoso, molto rinomato, che viene dalla Nuova Zelanda. Signor Marcello, la Nuova Zelanda, lei non mi conosce la storia della Nuova Zelanda? No, non la conosco, ma perché? Questo è famoso per aver creato una Nuova Zelanda, perché lei, signor Marcello, ha vecchia Zelanda, ha mai sentita? No, in effetti... Esatto. Quindi lui sta creando questo format un po' per creare tutti i paesi disagiati, allora sta insegnando a tutti quanti, anche noi, di creare una nuova Italia, capisce? Quindi dice, ma vecchio, boh, che ne so, non sappiamo più nessuno, capito? Okay. E Conte sta passando con lui per creare una nuova Italia futura, capito? Non sarà così facile. Ma per lui che è un professore laureato in nuovo zelandese, si figuri se questi sono i problemi. Lui è bravissimo, l'ha fatta sparire, capito? Poi c'è un altro esperto, il professor Ranaldi. E che fa Granaldi? Granaldi è molto bravo. Lui al telefono, è un esperto proprio lui, Lui al telefono ti sa dire quando l'acqua bolle e tu metti la pasta, ti sa dire poi se la pasta è cruda o cotta ancora. Ma non basta leggere... sul pacchetto cottura 12 minuti, per esempio. Lei distrugge così gli studi di una vita. Il professor, adesso che gli dico, che figure che mi sta facendo fare? Veramente, signor Marcello, di lei mi meraviglio di lei. Comunque voglio dare dei consigli, Marcello, sono qua per i consigli. Che consigli vuole dare lei prima che io butto questo copione che abbiamo fatto inutilmente? No, signor Marcello, stiamo rispettando e io devo dire delle cose.
signor Marino. Mi paga anche per questo, per chiedere i consigli. No, giusto? Io la pago molto, però ci dia qualcosa, un consiglio che ci dia una motivazione per andare avanti nella vita. Sono qui per questo, signor Marcello. Sono qui per questo. Allora, molte volte noi non riusciamo a controllare che cosa, signor Marcello? Il nostro sesso. Quello non lo controlliamo mai. Quello c'è il professor Rocco. C'è il professor Rocco che è molto bravo a controllare questa cosa. Ma sì, noi non riusciamo a controllare i pensieri. Ah, la nostra mente, certo, la nostra mente. Questa è una bella cosa. Questa è una bella cosa. Io ho il metodo, signor Marcello. Io ho il metodo per fermare la nostra mente, fermare i pensieri e finalmente vivere il famoso qui e ora. E cosa dobbiamo fare per fermare i nostri pensieri? Amaro del capo. Amaro non basta. Ma basta. Amaro del capo è un tocca sana. È un tocca sana, Marcello. No. Fai un grappettino, non esagerare, un grappettino a colazione. A mezzogiorno ti fai un bel bicchierino, a luna puoi fare pure il Kermeister e vedrai che vai a letto e dormi, non ci pensi più. Ma fa malissimo! Fa malissimo a stomaco vuoto. Ma sta scherzando lei? Ma si vede che lei non ha mai studiato l'alcol in generale. Che cosa sta mancando adesso? Tutti si comprano l'alcol per disinfettare, lei pensa? No! Tutti so bevono! Se stanno a bere, c'è tutto un riciclaggio di alcol per non pensarci. Ha capito, signor Marcello? No, ho capito. Io questo lo butto. Ma Marcello, io guardi, la cosa buona è che nella vita non c'è nulla da capire, signor Marcello. Non c'è? Nulla da capire. E quindi perché noi ci siamo collegati? Perché io appunto le posso dire questo, che nella vita non c'è nulla da capire e quindi uno deve allenarsi a non capire. E quindi? E quindi se suona qualcuno al citofono, tipo dici chi è Equitalia, tu dici non ho capito. Questa è una bella cosa. E se ti fanno la multa, la polizia ti fa la multa e dice ma ha messo la macchina in doppia fila, tu dici non ho capito. Nella vita non c'è nulla da capire. E senta, come la chiudevamo noi questa cosa a un certo punto? Come la dovevamo chiudere? Oggi io devo dire una cosa importante però. Me la dica, anche perché noi pendiamo dalle sue labbra. Certo, sono qui per questo, guardi, tutto il mondo, guardi, è nella mia mano, signor Marcello. Ho il mondo in mano io ho il mondo in mano. Mi ricorda allora, qualcuno? Marcello, adesso io devo dire una cosa per creare questa nuova Italia come una nuova Zelanda. Oh, allora, diciamo. Basta la nuova Italia, via. Adesso ci sarà il segreto. Allora, qual è? Per fare una nuova Italia noi abbiamo bisogno di... Sì. A... Cioè, qua a Camporest, però è pieno dei camionisti. No, qua. No, per favore, mi dica, chiudiamo questa cosa dicendo una cosa intelligente, per favore. Quindi, bisogna... c'è questa automobile che ci stanno, però, dei camionisti che vanno in giro con dei cani sciolti. Ok. Che so, veramente... Però l'Italia deve capire... Che cosa? No, perché stanno uscendo i cani, però, adesso. Stanno uscendo i cani. Signora Marcella, aiuto! Oddio, un attimo! Marcello, aiuto! No, aiuto, signor Marcello! Mi dica! Tutto il mondo è arrivederci. Arrivederci, io veramente, guardi, io non ho veramente parole.